Centro storico in festa oggi a Paternò per la sfilata dei bambini in maschera delle scuole cittadine che hanno partecipato all'edizione 2024 del carnevale pensato dall'amministrazione comunale. Un lungo serpentone si è snodato da Villa Moncada e percorrendo via Vittorio Emanuele è giunto sino in Piazza Indipendenza, dove per l'occasione è stato montato un palco dove a presentare sono stati Federica Parisi e Francesco Motta. A partecipare alla manifestazione carnascialesca l'Istituto Paritario Mamma Provvidenza con La Salute Vien Mangiando, il primo circolo didattico Lombardo Radice con Siamo le Forze della Natura, il secondo circolo Giovanni XXIII con Verso l'Infinito e Oltre, Nuovi Mondi, il terzo circolo Aldo Moro con Le Stagioni, la scuola media Virgilio con Curiamo la Natura, l'Istituto Comprensivo Giovan Battista Nicolosi con L'Unione fa la Pace, l'Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi con I Magnifici 4, l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani con Attenti al Drago, unica scuola questa che ha realizzato anche un carro, e l'Istituto Tecnico Commerciale Gioacchino Russo con Rosso Marvel. E la natura è una cosa che riguarda tutti, che riguarda ogni attimo della nostra vita e ogni nostro comportamento. Noi educatori dobbiamo imparare a rispettare e dire ai ragazzi che lo insegnano già a noi che la natura è fondamentale per la vita di ognuno, quindi viva la natura e curiamola sempre. Gli studenti, le mamme, i genitori come hanno accolto questa iniziativa? Splendidamente, abbiamo avuto e abbiamo delle mamme straordinarie che ci hanno aiutato, coadiuvato, hanno lavorato insieme a noi dalle 8 alle 15, non alle 14 che è il nostro orario di lavoro, quindi grazie alle mamme, grazie ai colleghi che si sono prestati in questo straordinario momento di vita comunitaria. Grazie, buon carnevale. Grazie anche a voi. Quest'anno come gruppo abbiamo pensato di rappresentare le stagioni, quindi abbiamo la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Ecco, come hanno accolto le famiglie questa iniziativa, questo carnevale 2024? Le famiglie sono state felicissime, hanno collaborato tantissimo, anzi un grazie particolare deve essere dato proprio alle famiglie per tutto quello che hanno fatto. E i bambini? I bambini sono sempre contenti. Tanta partecipazione, un carnevale inclusivo, allegro, divertente. Ringraziamo le scuole, ringraziamo le associazioni, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e reso bello questo carnevale, che cercheremo di migliorare di anno in anno. Avete visto che una scuola ha fatto anche un carro, ci saranno anche artisti importanti, stasera avremo Franco Morgia, stasera avremo anche Samuele Spina, finalista di Ocando, martedì avremo Massimo Di Cataldo. Ecco, ce la mettiamo tutta per poi il carnevale è bello perché deve essere vissuto tra la gente. Sicuramente per noi sono sempre dei punti di partenza. Vedo soddisfatti i genitori, la gente che ha partecipato, una città, una via principale piena di amore, di entusiasmo, di voglia di vivere il carnevale. Buon carnevale, sindaco. Grazie, grazie a voi, grazie. Grazie a Videostar. Che carnevale sta vivendo lei? No, un carnevale pieno di gioia comunque, dopo quello che abbiamo passato in questi ultimi anni perlomeno si respira un'aria di festa. C'è tutta la gioventù di Paternò che esce fuori, quindi si presume che negli anni successivi continueranno questa tradizione. La vedo nostalgico. No, è bello, mi piace che ci sono tutti i ragazzini. Avete bambini qui nei gruppi? Sì, qui c'è un bimbo qua, no, nel gruppo no, non c'è nessuno. Poi c'è i bimbi in giro. Com'è il carnevale di 20-30 anni fa? Era molto più bello rispetto a quello di oggi. Perché c'era più partecipazione? Sì, sì, anche gli adulti partecipavano, c'era più spensieratezza, si facevano quelle feste in casa, era diverso. Ecco, secondo lei ci sono le basi perché si possa ricominciare? Ma spero di sì, però
non lo sappiamo, vediamo col tempo come si evolve la situazione. È abbastanza emozionante per noi, anche per i bambini soprattutto, è una cosa bella da condividere tutti quanti assieme. Voi mamme, voi genitori avete partecipato indubbiamente? Sì, abbiamo condiviso in tante cose, perché è giusto così condividere nell'insieme per mettere allegria. Guardate tutti sul palco e salutiamo la nostra TV. Ciao ragazzi! Oh, salutiamo così. Buonasera, allora piano piano ci spostiamo.